Ruffo, sul podio Gaeta, sul podio anche a Porto Ercole e primi in classifica generale dopo due tappe, insomma è un buon inizio di stagione per Mombarda. Beh, direi ottimo, se poi metti anche la vincita a Key West e il terzo alla Gold Cup a Fort Lauderdale, sono quattro regate che non scendiamo dal podio, per cui felicissimi e super consapevoli che non andrà avanti all'infinito, cosa che avevamo già visto stamattina dove siamo scesi in acqua con un undicesimo posto in generale, per cui psicologicamente un po' difficile, no? E invece abbiamo reagito bene, abbiamo avuto un po' di sfortuna i primi giorni, un po' di fortuna oggi e la somma tra il bianco e il nero ha fatto sì che si creasse questo risultato positivo. Si dice che è sempre il gioco di squadra, il lavoro di squadra che paga, anche in questo caso è così per Mombarda o ci sono anche altri elementi che meritano di essere sottolineati in questa leadership? No, guarda, il bello è che ieri eravamo undicesimi e siamo tornati a casa col sorriso perché abbiamo fatto una bellissima ultima regata con un sorpasso di Popa Mascalzone proprio di pura velocità, quindi la coppiata Michetti-Pozzi in Popa va da paura. La coppiata Pozzi-Felci, ovvero Timoniere Randista e Bolina va da paura. Io intanto faccio qualche cagata, ma insomma cerco di mettere le pezze, per cui diciamo che gli incastri di questi tre fattori funzionano sempre. I ragazzi a bordo sono anni che vanno sul Major 32, per cui le manovre realmente non le sbagliano mai, ma questa è una cosa che fanno ormai tutti gli equipaggi. Siamo legati tutti a un filo, perché hai visto anche tu le regate, spesso e volentieri arrivi in bua di Bolina in 30 secondi, gira 21 barche, per cui magari passare l'incrocio, non passare, vuol dire far diventare il tattico un piccolo genio, un deficiente se non riesce a passare, quindi un bravo soprattutto ai ragazzi che fanno andare la barca così veloce. Insomma, per te ci saranno rischi ancora maggiori col proseguo della stagione, perché adesso arriveranno gli equipaggi statunitensi in vista di questo mondiale che si annuncia combattutissimo nelle acque di Porto Rotondo. Hai detto bene, perché arrivano i pezzi grossi di Argo, Lena Barca e altre barche non favorite, ma una grossa esperienza alle spalle. E la flotta qui si sta ingigantendo, la classe Major 32 va da Dio, perché qua eravamo in 21, la prossima tappa siamo in 25, con tante nazioni, una buona organizzazione. Abbiamo avuto fortuna anche col vento, perché abbiamo fatto 6 giorni qui, non abbiamo mai perso un'ora di vela, quindi tutti contenti. Grazie mille. Ciao.